Non so se può servirmi nella vita, ma la paura aiuta, 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 qualche volta aiuta. Geniale! Franchino, qui c'è un percorso di guerra. Come va? Sembrava un disco. Non mi prendere in giro, non prendermi in giro. Molto bene. Franguzzo, non mi prendere in giro. Battiato! Come sono felice di venire in America con te. Siamo tutti felici. Oh, Battiato! Ciao, si cercavo. Senti, ma tu sei un amico d'Ombretta, eh? Come fai a sapere? No, me l'hanno detto, che tu suonavi la chitarra tanto tempo fa. Che vuol dire tanto tempo? Sì, cioè, anni fa. Che anno era? Non mi ricordo. Che palle, ragazzi. 20 anni fa per me, 10 per lei. Senti, Franco, ci appartiamo un attimo da questi vampiri e parliamo, volentieri. Tu stupendo, Paolo, ti va bene? Sì, anche perché sai a che ora mi sono svegliato per arrivare qui. No. Te lo dico all'americana. All'1, alle 2, alle 3, alle 4. Franco, ma noi in America cos'è che cantiamo? Perché io sono un po' preoccupata, Ma tu che problemi hai? Com'è che problemi io? Non so cosa cantare. Quando è bello lo primo amore. No, dai, lo primo amore, Salvatore. Manca solo, ma tu voliva pizza, pizza. No, no, non mi piacciono quelle cose lì, dai. No, secondo me invece sei tu che non hai problemi, sai. Io? Ma figurati, scherzi, non so proprio cosa fare. Dai, i siciliani a New York hanno sempre avuto un successo pazzesco. Ah, sì? Quelli dell'altro campo. Ah, vuoi dire quelli in down, 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 down? Forse è vero. A parte gli scherzi, senti che idea. Noi facciamo uno spettacolo con una grande luce, bianca, impiazzato, fisso, dall'inizio fino alla fine. E tu, con un abito un po' monacale, con un tailleur anni 30, delle scarpe basse, severissima, che ti pare? Cioè, tu mi stai proponendo di andare in America a fare una tournée con sta luce qua teatrale così, lampadina tipo casa, io il tagliorino monacale. Guarda, questo, insomma, non è proprio un pettegolezzo, ma tanto tu sei una persona discreta, te lo posso raccontare. Io stavo per mandare a monte un amore enorme con un regista, poco tempo fa, un paio di mesi fa circa, proprio perché non eravamo d'accordo sull'impostazione delle luci. E tu adesso mi vorresti trascinare in America, che è poi il paese del, non so, sono arrivati al quarto, alla quinta generazione dei computer, i laser e tutto, così come una pellegrina? Appunto. No, io non ci vengo. Ragazzi, io in America, no, non ci vengo. Ma stai scherzando? Ma dai, Franchino, con te anche in capo al mondo, maledizione, viva le Americhe!